couple of calls and for the last couple of years I'm more specialized or more interested in environmental issues. Ho coperto molti conflitti nel corso della mia carriera e da un paio di anni a questa parte mi interessa particolarmente lavorare sull'ambiente, quindi su quello che sta succedendo al nostro ambiente. Because I personally believe that climate change is the biggest threat to humanity. So I want to show you a project which I did in collaboration with the New York Times, where I have been looking at the human consequences of the rising sea level due to climate change. Il cambiamento climatico riguarda tutti noi molto da vicino e in questa presentazione ho scelto di parlare di un progetto che ho portato avanti in collaborazione con il New York Times che si riferisce soprattutto all'innalzamento delle maree. In questo periodo si parla tanto di migranti e di rifugiati e io penso che il cambiamento climatico porterà come conseguenza un flusso migratorio molto più importante di quello che abbiamo visto fino a questo momento. So, I will show you some of the work. I worked in 9 regions. Specifically, researched these regions where there's an urgency already. Because we all assume that it's something for the next generation, the second, or a few generations later. And I really looked at the regions where it's actually already happening or almost happening. In particolare mi sono occupato, ho studiato e ho riportato su 9 regioni dove gli effetti del cambiamento climatico sono già presenti. Noi pensiamo sempre che sia qualcosa di là da venire, che avverrà nel nostro futuro, anche se prossimo. Ci sono delle regioni dove ci sta già succedendo, queste regioni sono state l'oggetto della mia ricerca. Nel porto di Napoli ci sono almeno 2 progetti che sono importanti. Uno è di magazzini generali come il Micio del Mosei, se ne sa qualcosa, e un altro è il passaggio della ferrovia, diciamo. Questo avrebbe un impatto tecnico, commerciale e economia che collegherà il porto come polo produttivo a retroterra. E quindi si è stata impegnata anche su questo versante come disegno di l'area, diciamo. Grazie. Mi chiedeva se c'è già qualcosa ci stanno lavorando, c'è ancora da venire, perché c'è il problema proprio della divisione delle aree. Molte società sono state molte piccole imprese a entrare all'interno della magazzini generale, però penso che questo sia un problema della comunità portuale e dei nuovi assetti che si sono venuti a reinstallare all'interno dei comunitari. Anche, almeno questo è il progetto iniziato, però in tutti i casi ci sono anche delle società che sono state invitate a investire oppure a affrontare il posto. Grazie. I'm from Amsterdam, as you probably know, it's the country I'm from, Netherlands, which means the lowlands, which means the land below the sea. So I grew up, I think, maybe not now anymore, but my generation grew up with a certain fear of the sea. Come probabilmente sapete, sono olandese e quindi vengo dall'Olanda, che è anche chiamata The Netherlands, quindi le terre basse. E almeno la mia generazione è sempre stata abituata ad avere timore del mare, perché chiaramente noi sapete che l'Olanda sta sotto il livello del mare. So I went to Greenland, and obviously Greenland is not threatened by a rising sea level. In fact, Greenland is the only country which is coming up instead of going down. But it's one of the main causes for where the water is coming from, why the sea is rising. Okay. Sono andato in Groenlandia, ho visto che appunto in
And actually, in South of Greenland, it's possible to do agriculture because the ice is disappearing. E quindi in queste terre si può in realtà coltivare perché il ghiaccio si sta sciogliendo in alcune zone, si scioglie. So they're even growing strawberries now in Greenland. Possono, quindi stanno coltivando anche le fragole in zone dove prima c'era ghiaccio. Not only the ice, which makes it the sea is rising, it's also the warming of the seawater. Because if water warms up, it expands. Quindi non è soltanto lo scioglimento dei ghiacci che sta succedendo, ma anche il calore dovuto al fatto che l'acqua è il riscaldamento delle acque. Quindi quando l'acqua è più calda si espande. So Bangladesh is probably the most dramatic example in the world because of the sheer number of people which are threatened. E il Bangladesh è forse l'esempio più drammatico di questa serie perché diciamo, è quello più colpito dalle inondazioni, dalla presenza massiccia delle acque. So I assumed, and I think many of us assumed, that yeah, the threat is really when the water is there. But the problems, they start much earlier, because when the sea intrudes, the land becomes sterile, so you cannot grow crops anymore. Quindi in realtà il problema del flusso massiccio di acqua non è soltanto relativo alla presenza nell'acqua, ma anche al fatto che quando poi l'acqua si ritira, il terreno rimane salino e quindi è molto difficile coltivare. And the drinking water becomes brackish, so... E c'è un problema di acqua potabile, cioè c'è una oggettiva scarsità di acqua potabile. In other words, I mean they estimate that 30 to 50 million people need to be evacuated by 2030-40. Stimano che fra le 30 e le 40 milioni, tra i 30 e 40 milioni di persone dovranno essere evacuate prima del 2030, entro il 2030. But if we would be living there, we would have been evacuated years ago. If we would be living there, we would have been evacuated. Se noi vivessimo lì, saremmo stati evacuati molto tempo prima, molto tempo fa. And the question is, where do we go? La domanda è dove andiamo, dove si va? Because Bangladesh, like many other countries, is a very densely populated country. Che Bangladesh, come molti paesi dell'Asia, è un paese densamente popolato. With almost no higher land, it's all low-lying land, and there's no solution so far. Non ci sono grandi terre scoperte e fino a questo momento non c'è una vera risposta a questa emergenza. And for that matter, at least one of the reasons India is building a wall on the border now to prevent people to come to India. India. So, per questo motivo, diciamo, l'India sta avendo un atteggiamento aggressivo per evitare che ci siano dei grossi flussi di popolazione che arrivino da Bangladesh all'India.
This means that many people are ending up now in the slums of the bigger cities. And before they were farmers and fishermen, and now they're often unemployed and lost their livelihoods. Quindi questo ha comportato che grandi masse delle popolazioni rurali si sono riversate nelle città e non avendo più terre da coltivare, premono sulle città e chiaramente vanno a ingrossare le zone, le periferie di queste città che sono ovviamente tutti disoccupati, questi ex agricoltori. So this was, I didn't have, this was before the drone, so I really wanted to have aerial shots, so I was using a kite. Queste riprese dall'alto sono state fatte in epoca precedente ai droni, quindi voleva fare delle riprese dall'alto utilizzando un aquilone. What year did you shoot that? It was, I worked on this project for about two, three years, on and off. So it was 2012, 12, 13, 14. Ci ha lavorato per circa 2-3 anni, più o meno, ed è, questo progetto è stato portato avanti dal 2012 fino al 2014. I really wanted to include also country places in the Western world, so in Europe and in the US. And actually Miami is considered to be one of the most threatened cities. Spesso noi pensiamo che queste cose succedano soltanto in paesi molto lontani o paesi in via di sviluppo, e invece ho voluto riportare anche la situazione in paesi industrializzati, avanzati, come per esempio gli Stati Uniti, in particolare Miami, in Florida, dove c'è una minaccia urgente di questo problema delle acque. Prima di continuare, Rebecca già ci ha risposto che questo progetto è andato avanti per 2-3 anni, no? 2 anni e mezzo, 3 anni. Ma in genere quanto dura un progetto? This project went on for two, three years. Normally, how long does it take? How long does it last? Perché conosciamo insomma proprio i tempi, conosciamo i tempi di Francesco, conosciamo i tempi di Francesco, conosciamo altri tempi, con progetti che durano anche 7, 8, 10 anni. E quindi volevo capire se questo tu lo consideravi un progetto portato a termine o continuerai in tutti i casi a lavorarci? Perché Francesco knows that some of his projects have been going on for 7-8 years. So the question is, do you consider this project closed, completed, or are you carrying on again? I can carry on for the rest of my life. Me ne posso occupare per il resto della vita di questo progetto.
But yeah, I kind of closed this project. Ma in questo in particolare è chiuso. But I've been working on another project since the last year. Ho cominciato a lavorare ad un altro progetto a partire dall'anno scorso. But because sometimes you have to close it, right? A un certo punto bisogna chiuderlo. Avevo fatto questa domanda proprio perché ci sono degli allievi di fotografia in là. E quindi anche per dare uno spunto a loro rispetto a come muoversi nel futuro. C'è Luca Sorbo che vuole fare. No, volevo semplicemente sapere se questo lavoro l'avevi avviato con una committenza, se poi diciamo appunto sei riuscito a proporlo a qualcuno o se è una tua ricerca personale che pensi diciamo di farci qualcosa, che tipo di destinazione ha praticamente? Mostly I initiate my own project, so I come up with the idea and this was adopted at quite an early stage by the New York Times. E in generale io inizio i progetti in base a quello che mi interessa e li porto avanti diciamo individualmente, personalmente. In questo caso questo progetto è stato adottato dalla New York Times in un periodo abbastanza iniziale, quindi già sin dall'inizio di questo progetto. So most of the trips I could do for the New York Times, what was a little funny was that when I proposed to them that I wanted to go to Miami and Boston, they said that was not really necessary because it was not happening there. Okay. E la cosa che si sente di dire a questo proposito è che quando gli ha proposto di continuare questo progetto a Boston e New York, a Boston in Florida, gli hanno detto che il New York Times gli ha detto che in realtà non era proprio necessario farlo in questi posti perché non c'è l'emergenza. Probablemente forse non è un interesse economico.
So this is in Panama. It's a group of islands called San Blas or the Cunayala. And it's very urgent there. And people are, there's already land available for people on the mainland. They were supposed to be evacuated already 5 years ago. But the money disappeared, so people are still there. Per questa situazione la popolazione locale avrebbe dovuto essere evacuata già 5 anni fa, però per problemi economici non ci sono soldi per farli evacuare, quindi sono rimasti in questa terra. So I went here twice actually. I went here because I wanted to go back to see if people were actually evacuated already. That's how I know that they didn't. Ci sono infatti poi tornato la seconda volta perché volevo capire se come era andata a finire, se le persone erano state effettivamente evacuate e si è reso conto che erano ancora lì. Uh,
Yeah, closer to home, the United Kingdom. I could have been in Italy as well. I'm sure you're aware that some parts of Italy are under threat as well. But England, which is north of on the east coast, it's the quickest eroding coast of Europe. Adesso arriviamo in un paese più vicino che è appunto il Regno Unito, dove in particolare nella parte est il fenomeno dell'erosione dell'inondazione delle acque è particolarmente sentito. Naturalmente forse avrei potuto fare questo tipo di lavoro, di ricerca anche in Italia, perché ci sono dei luoghi anche in Italia dove c'è una minaccia seria. They always erode when the sea is rising, the currents are changing. So it's eroding much faster than before. Quindi quando con l'alta marea avviene questo fenomeno forte dell'erosione, succede tutto molto rapidamente. Il clima cambia molto. E anche le correnti cambiano direzione. So they're losing here about 2-3 meters a year. Qua perdono dai 2-3 metri di all'anno. And it's not growing anywhere in England, so in the end of the day it will be very. The government of Kiribati actually, for that reason, they purchased land in Fiji. And they wanted to move the whole country to Fiji, but they didn't discuss it with the government of Fiji. So the government was not very amused. E il governo di Kiribati ha comprato delle terre in Fiji con la prospettiva di appunto evacuare il suo popolo. E questa cosa però non è risultata gradita al governo di Fiji. How did it end? Well, now officially the government of Kiribati is saying they just bought the land to grow crops, vegetables. E quindi diciamo per il momento stanno dicendo abbiamo comprato questa terra per coltivarla per due vegetali che ci servono per il nostro fabbisogno interno del nostro paese. Per il momento diciamo ufficialmente questa è la versione. And it's really a huge issue because if you're coming from a war you can ask asylum, right? And you might get it. If you want to hide, ask asylum, the climate, you will not get it. It happened one time, 2 years ago, New Zealand gave the family asylum because of climate. E naturalmente quando le ragioni per chiedere un asilo se sono politiche possono essere concesse, ma a causa del clima è più difficile che uno Stato dia asilo ad un'altra popolazione. È successo già pochi anni fa in Nuova Zelanda che un caso simile in cui la Nuova Zelanda ha dato asilo ai rifugiati di una popolazione che stava scomparendo per questo innalzamento delle acque. So, I can show you another story project. Maybe there are some more questions regarding this. C'è qualcuno che vuole fare una domanda prima di passare all'altro progetto? Su immagini terribili, no? Perché abbiano una tranquillità, no? Però in tutti i casi sono immagini terribili. Perché noi pensiamo, e forse siamo più abituati a vedere, no? Dalle isole, dalle Kiribati, isole Fiji, il Pacifico, bello il mare, però se pensiamo che lì, al posto del mare, c'erano case, c'erano vite, c'era l'economia, ci stavano persone, allora comincia ad essere, non dico preoccupante, terrificante, no? È terrificante. È ovvio che quello che poi, almeno quello che mi ha rimandato un po', alle immagini nostre, no? Le immagini che vediamo, quelle sulla costa di Inghilterra, che ci ricorda quello che sta succedendo in Italia. No? L'unico problema è che a noi come viene proposta questo tipo di problema,
a noi viene proposto come è stato costruito troppo vicino al mare. Nessuno si pone la domanda perché il mare per tanto tempo non è arrivato lì e oggi ci arriva. Io vorrei fare questo, a noi viene proposto non come l'innalzamento degli alberi e nemmeno come le mareggiate, ma perché è stato costruito troppo vicino al mare. Il che è vero, ha la sua affondatezza, però comunque non è soltanto qui il problema. Il problema è molto più grande, e io ci ho fatto vedere che il problema è molto più grande. Il problema dell'innalzamento delle acque, il problema dello scioglimento di ghiacciaio, il problema dell'innalzamento delle temperature dell'acqua. E questo è quello che vorrei farvi, perché anche Procida, vediamo Procida, ogni tanto ci sta la caduta, perché per parlare proprio vicino a noi, no? C'è la caduta di qualche costone di roccia, no? Oppure c'è la casa che sta quasi cadendo, no? È stata costruita però sul costone, sì, la buona ci sta, da 100 anni quella casa. Allora interroghiamoci su questo, quando si facciamo un progetto, come si è interrogato da dire, facciamo un progetto, cerchiamo un filone di ricerca e non amo tanto il termine progetto. Chiamare più ricerca. Cerchiamo un filone di ricerca e lo sondiamo tutto quanto, no? Cadire ci ha detto chiaramente che questo tipo di problema che abbiamo anche in casa nostra, anche nel mondo occidentale, progredito, è un problema che si ricollega a quello molto più vasto che quello dell'innalzamento. E non soltanto come ci viene proposto, come ci viene annebbiato, no? Annacquato. Usiamo la parola annacquato da mano, come ci viene annacquato. Tutte le sue risorse per fare evitare che affondino, che siano sommersi dall'acqua. And your second question regarding the regions, regarding the regions, I was looking for the geographical spread. So I really wanted to show the global spread. So I wanted to show the different regions in the world where it's happening. And as I said, I also wanted to show it closer to home. Quindi i criteri sono voleva rappresentare una diversità di regioni, da quelle più lontane da noi a quelle poi più vicine. Quindi come abbiamo visto cominciando la Mauritania. So for me the rules always never lie. Never lie if you want to get access, because can endanger your subjects and you can endanger yourself. Per me è sempre molto importante non mentire. Cioè, mentire compromette la buona riuscita del progetto e falsa i risultati. So I didn't tell, I'm gonna tell you, I'm gonna make a great story about you guys, the diamond dealers, but I said to them, they were claiming that they were transparent and they had nothing to hide. So I said, if you're transparent, you have to give me access. Quindi non sono andata a dirgli, farò un bellissimo reportage, non sono andata dai mercanti di diamanti o dicendogli farò un ottimo lavoro su di voi, ma siccome loro affermavano di essere trasparenti, gli ho detto, se siete trasparenti, accettate anche che possa fare un reportage sulla vostra attività. Obviously this sounds a little bit simple. It took many, many phone calls, many emails to get permission. And most of them obviously declined. It was only one or two who gave me the permission. Naturalmente raccontata così sembra molto semplice, ma tutto quanto è stato preceduto da una grande preparazione tra email, corrispondenze, telefonate, e alla fine delle persone interpellate soltanto un paio hanno accettato di raccontare, cioè di mostrare com'è questo processo dell'acquisizione di diamanti e della vendita. And the great thing about his profession, and that's why
requires a lot to do it. You learn every day and become kind of, you know, you become knowledgeable about your topics, you become kind of an expert sometimes on your topics. Quello che mi piace sempre di questo lavoro è che occupandomi di un determinato argomento, alla fine diventi un esperto di questo argomento, cominci a capirne veramente, a saperne veramente tanto. And obviously you have to correct yourself all the time because reality is always different than what you see. E naturalmente anche un processo di revisione dei propri pensieri, perché diciamo, prendere atto di una realtà molto diversa da quello che è la nostra aspettativa ci costringe anche diciamo, a cambiare idea e a cambiare prospettiva. Stiamo parlando ancora di analogico. And are you still doing with film or the sometimes. Not enough. No, this was a Nikon Fm2 and a Hasselblad X-Men and a Hasselblad media. Diciamo ancora usa l'analogico, non tanto quanto vorrei. In questo caso sono state scattate con fotocamera analogica. So questi portraits are always do small interviews. Quando faccio dei ritratti, di solito faccio anche sempre piccole interviste. So working in the mines was difficult because it was dangerous as well. But the higher I got up in the hierarchy, the more difficult it got. E lavorare nelle nelle miniere è molto difficile, anche pericoloso, ma più vai in alto, cioè, e più il tuo interlocutore è alto nella gerarchia, è un quanto più difficile diciamo, parlarci e averci a che fare. I think I can't recall any case that the story was twisted. In questo caso la storia è stata riportata molto fedelmente e non mi ricordo di nessun caso in cui ho avuto la percezione che fosse invece riportata in maniera errata. You know, the problem was before, because before I talked to different magazines and newspapers and said that I wanted to do this story, and no one was interested. Il problema all'inizio, prima di cominciare la ricerca, mi ricordavo con molti media, però non ci sono mostrati abbastanza interessati a questo lavoro. Because they said, we've seen it before, it's too big for us. Or they said, you're not able to do this. So I had to find funding to make this work. But when it was done, which was very annoying and very nice. When it was done, they all wanted to publish it. La cosa bella anche insomma si canta allo stesso tempo, è che quando poi il lavoro è stato fatto non si volevano pubblicare. It was annoying because before they had to pay some of the expenses maybe and they didn't want to do that. And now they don't want to publish it. And they didn't have to pay any of the costs. È stato seccante perché all'inizio avrebbero dovuto pagare in parte, diciamo, contribuire alle spese e poi invece quando il lavoro era già finito non ho potuto poi finire. In the end I went to 10 countries, so it was not a very cheap friendship. E alla fine diciamo, non è stata un'impresa molto economica perché ho dovuto andare in 10 paesi diversi. Because I went to Antwerp, and Antwerp, yes, many diamonds that go to Antwerp. But they go there because the banks are there, the security companies are there, the infrastructure is there. È vero che la maggior parte dei diamanti poi converge su Antwerp, perché ci sono una serie di strutture.
prefinanziare banks, infrastructure, e poi in un secondo momento poi torna in Europa. Quindi sono dovuto prima passare per l'India per poi arrivare ad accompagnare i diamanti a Napoli. This is why it's such a big industry, because it's the engagement rings. Questa è una grossa, è un grosso business perché si parla chiaramente di anelli di fidanzamento. If you're an American man and you want to marry an American woman, you have to show up as a diamond ring, otherwise you're not an American. Se sei un americano e vuoi sposarti un'americana, tira fuori il diamante perché altrimenti non ci sono più possibilità. Then I managed to get to Chamber with real diamonds, real diamonds. Quindi in questo modo è riuscito ad entrare in questa situazione in cui ci sono girano veramente i diamanti veri. It was a jet set party in London. Ed era stato un party, una festa di jet set. Principale per fare il fotografo.
E poi io ho un'altra domanda, cioè quando scatti ti senti parte della realtà in cui vivi o cerchi di essere puramente un testimone? E poi una piccola curiosità, ho visto nell'ultima foto, quella della festa del jet set, che c'era forse una ragazza sul tavolo, la mia curiosità è capire che cosa stava facendo. Grazie mille. Thank you.
following waste in 6 major cities in the world. So looking how waste is managed or mismanaged. Il prossimo progetto riguarda i rifiuti in 6 differenti paesi, come diciamo avviene la gestione dei rifiuti. Come questi vengono trattati. I think you're number 151 who says that. Penso, I don't know, I'm almost like I have to come to Lebanon. I decided to do it in cities which are over 10 million people. So that's... Ho deciso di fare questo tipo di ricerca, di limitarla a città che hanno più di 10 milioni di abitanti. But, yeah, I mean, also this I can continue for a long time. Anche su qui potrei so, parlare... I'll give you a call away from farò sapere se la mia gente è qui a Napoli. Sì. Ancora? Allora, ringrazio Lisa Salus per questa fotografando in giro sempre in ispirato alla Fergola, ma inviate le foto alla iniziativa fotografica, quella che trovate sul web e sulla pagina Facebook dell'iniziativa. Vi ringrazio.